Giochiamo al premio fedeltà. 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2,
Enzo. Pronto? Pronto? Sono Diego da Novara. Ciao Diego. Sono qui al Bar Anoni, ma ragazze, facciamoci sentire da questo errore di DJ Angelo. Ciao Roberto. Roberto, ciao, come stai, amore mio? Vabbè, vedi che io a Buccinasco non ci voglio stare. Riportami subito a Sperlongo. Ops, scusa amore, mi è venuto un rattus e mi pensavo che ero la tua donna. Ma io un giorno lo sarò la tua donna. E per questo, guarda cosa ho fatto. No, no, ti prego, no. Mi sono già rasata. No, ma non tutta. Ci pensa. Aiuta. Queste ragazze, un applauso per il cantante dell'Aiuola, Luca Bregnano. Luca Bregnano ha copiato paro paro la stesura dei pezzi di Vasco Rossi, quelli dell'estate. Ma io dico, Vasco Rossi è Vasco, tu sei Luca Bregnano, fatti le tue canzoni e non toccare il mito. Il mio mito, sì, io ho la fascetta di Vasco, me la metto la mattina e la sera. Complimenti. Roberto, comunque ti ho visto nelle telecamere di internet e ti trovo proprio bene, a parte la faccia, eh. Comunque lì stai bene, ti trovi in forma, eh. Grazie, merito dei 3 grammi di creatina che ti prendi al mattino. Quella è la creatina di potenza alla massa muscolosa. Queste cose le ho lette sul giornale Menaltis. Menaltis! Che quello lo legge mio padre quando va in seduta al gabinetto. Roberto? Dimmi. Senti una cosa, ma non è che tutta quella creatina ti ingrossi i muscoli e ti imbiccolisce il cervello? No, non ti preoccupare, perché effettivamente sei tu poco scemo. Poco scemo! Poco scemo! Hai capito? Ho capito. Ma io ti amo. Io mi ho rasato la Iuoli in attesa che venga il momento della nostra storia d'amore. Non verrà mai. Roberto, baciami. Roberto, toccami la patata. Roberto, mangia pure quello che vuoi, che non mi fa schifo il tuo alito. Anzi, mi piace quando è bello fetente il tuo alito. Come non ho capito. Non ho capito. Niente, no, scherzavo. Ho sentito la voce del cantante di merda. Terrone, mi senti? Tu sei un rocchettaro. Ho saputo che a giovedì sera hai messo 50 euro di benzina nella macchina che la gasolio. E sei rimasto a piedi come uno scemo. Cretino, se la trovavo io quella macchina di merda, ci buttavo dentro anche 3 bustine di zucchero di canna nel serbatoio. Ma e spero tanto che te ne vai contro un albero con la bici, merdone! E sappi che i capelli con la cresta ti stanno male, perché Beckenson è inglese, mentre tu sei un terrone. No. Finalmente ne ho le prove che hai le braccia corte. Tricheco! Sei un tricheco con le braccia corte! L'altro giorno hai comprato un giubbino da Franco il portinaio. Lui voleva 25 euro per un giubbotto di pelle, e tu prima gli hai detto di sì e te lo sei preso e dopo ci hai tirato il prezzo. E io ero lì con un registratore, che Franco me l'ho fatto tra l'altro, ed ero lì e senti la registrazione di quando stavi discutendo con Roberto Ferrari. Vabbè, ti amo, ciao. Quanto vale il giubbino? 25 euro 50.000. 20. Allora faccio. È registrato? Ma che sarei io?